Monini Marconi Spoleto, che ha ricominciato nel campionato di Serie A2 al Palarota, battendo all'esordio nel girone blu la formazione della Sieco Service Ortona in 3-7. Una partita comunque difficile, con alcune fasi di grande equilibrio, ma la Monini è una squadra rinnovata e di questo ha parlato il tecnico Riccardo Provedi ai microfoni di Alberto Aietti. Che servizio è? L'intervista di Provedi dovrebbe essere pronta. Eccola qua. Un Palarota che può essere sempre un settimo uomo. La tifoseria ha dimostrato di esserci sin da subito. Un quasi tutto esaurito alla prima giornata, che cosa significa? Responsabilità in più? No, gioia in più, piacere. E noi non vedevamo l'ora, un po' tutta la squadra, di iniziare, perché alla fine Spoleto è diventata diciamo popolare, nel senso che anche gli atleti sanno che è un ambiente molto particolare, bello da vivere, quindi fa molto piacere vedere che siamo ripartiti da dove avevamo finito lo scorso anno. Io mi ricordo inizio stagione scorsa, ancora non c'era la tribuna B piena, il Palarota si è riempito gradualmente, quindi significa che la città apprezza questa squadra, si è creato un legame forte e credo che insomma dovremmo essere bravi noi a coltivare questo rapporto con dei risultati. Una squadra rinnovata come la nostra, in un campionato così equilibrato come la 2, credo ci sia da aspettarsi dei rendimenti con alti e bassi nella prima fase del campionato, quindi bisogna essere forti di testa per riagguantare le partite, quindi da questo punto di vista sono contento. Poi chiaramente il gioco è da migliorare, ma questo lo sapevamo. Sappiamo che quest'anno, soprattutto il nostro girone, ma in generale il campionato, è estremamente competitivo. È molto difficile delineare chi sono le squadre diciamo tra virgolette materasso e quelle più forti, quindi secondo me la partenza con una vittoria rotonda come questa è sicuramente linfa vitale. E concludiamo con il tiro a volo, specialità dello skit. Si sono svolti i campionati